Innanzitutto devo ringraziare gli elettori per questo fantastico risultato che per ciò che mi riguarda personalmente, oltre le mie aspettative, considerato anche il fatto che sono partito gli ultimi 40 giorni. Ancora una volta la Lega Nord è stata premiata la politica non solo provinciale, ma tutto il Piemonte, di tutta la Padania, degli uomini della Lega, cioè impostare una politica sul territorio, non solo durante la campagna elettorale, ma la presenza costante del territorio e con il territorio tutto l'arco dell'anno. Roberto Cota, classe 1968, sarà un grande presidente della Regione Piemonte e lo affiancheranno altre persone giovani come ha avuto la Lega Nord. L'amico e collega Aldo Sacchetto, classe 1978, io classe 1971, la stessa presidente della provincia Gianna Gancia, classe 1972, tanto la data è pubblica per cui non nascondiamo nulla. Ma questo fa sì che al di là delle battute la dica lunga su quanto la Lega sia un movimento non solo giovane, ma che investa sui giovani, che hanno comunque una comprovata esperienza amministrativa. Portiamo un po' di granda in quel di Torino, soprattutto la granda prima di tutto, soprattutto riduciamo quel torinocentrismo che ha praticamente impoverito queste importanti province che sono ancora trainanti nonostante il momento di crisi economica.